Eravamo rimasti. Abbiamo tolto la sigletta iniziale perché ci viene più comodo così. Scusate per la scarsità di mezzi tecnici. Prendetelo per quello che è. Bel bonicchio. Beh, però la zia, io sarei stato più attento. Ma per quel che ricordo, i templari non sono stati accusati di sodomia. C'è quel libro di Krasovsky, il Baphomet. Chi era Baphomet? Una loro divinità diabolica, no? Ci arrivo. Ma ha ragionato un momento, facevano la vita del marinaio. Mesi e mesi nel deserto, ti trabecchi casa del diavolo e notte, ti sdrai sotto la tenda col tizio che ti ha mangiato nella stessa scodella. Hai sonno, freddo, sete, paura e vorresti la mamma, che fai? Amore virile, legione tebana, suggerì Balbo. Ma pensate che via d'inferno in mezzo ad altri armigeri che non hanno fatto il voto. Quando invadono una città superano la moretta, ventre ambrato e occhi di velluto. Che fa il templare tra gli aromi dei cedri del Libano? Lasciateli il moretto, adesso capite perché si diffonde il detto bere e bestemmiare come un templare. È un poco la storia del cappellano in trincea, in gola a grappa e bestemmia con i suoi soldati analfabeti e bastas. Il loro sigillo li rappresenta sempre in due, uno stretto al dorso dell'altro, su uno stesso cavallo, perché visto che la regola gli consente 3 cavalli ciascuno. Scusate, perché visto che la regola gli consente 3 cavalli ciascuno? Deve essere stata un'idea di Bernardo, per simboleggiare la povertà o la duplicità del loro ruolo di monaci e cavalieri. Ma vi vedete voi l'immaginazione popolare? Che dire di questi monaci che vanno a rotta di collo, uno con la pancia contro il culo dell'altro? Saranno anche stati calunniati. Ma certo se la sono cercata, come Tabelbo, sarà mica che quel San Bernardo fosse stupido. No, stupido non lo era, ma era monaco anche lui, a quei tempi il monaco aveva una sua strana idea del corpo. Poco fa temevo di aver buttato la mia storia troppo sul western, ma a ripensarci bene, sentite cosa ne dice Bernardo dei suoi cavalieri prediletti. Ho con me la citazione perché vale la pena. Evitano e aboliscono i mimi, i prestigiatori, i giocolieri, le canzoni sconvenienti e le farse. Si tagliano i capelli corti, avendo appreso dall'apostolo che è un'ignominia per un uomo curare la propria capigliatura. Non li si vede mai pettinati, raramente lavati. La barba è irsuta, fetidi di polvere, sporchi per le loro armature e per il caldo. Non avrei voluto soggiornare nei loro quartieri, disse Belbo. Diotalevi sentenziò. È sempre stato tipico dell'eremita coltivare una sana sporcizia per umiliare il proprio corpo. Non era San Macario quello che viveva su una colonna, e quando i vermi gli cadevano di dosso, li raccoglieva e se li rimetteva sul corpo perché anch'essi, creature di Dio, avessero il loro festino. Lo spirito era San Simeone, disse Belbo. E a mio parere stava sulla colonna per sputare in testa a quelli che passavano di sotto. Odio lo spirito dell'illuminismo, disse Diotallevi. Ad ogni modo, Macario Simeone. C'era uno stilista coi vermi, come dico io, ma non sono un'autorità in materia.
perché non mi occupo delle foglie dei gentili. Erano puliti i tuoi rabbini di Gerona, di Seberbo. Stavano in luri di Stamberga perché voi gentili li costringevate nel ghetto. I templari invece si insozzavano per gusto. Non drammatizziamo, disse. Avete mai visto un plotone di reclute dopo la marcia? Ma ho raccontato queste cose per farvi capire la contraddizione del templare. Deve essere mistico, ascetico, non mangiare, non bere, non scopare. Però va per il deserto, taglia le teste ai nemici di Cristo. Più ne taglia, scusate, più guadagna tagliandi per il paradiso. Puzza, si fa irsuto ogni giorno che passa. E poi Bernardo pretendeva che dopo aver conquistato la città non si buttasse su qualche fanciulletto o vecchietta che fosse. E che nelle notti i luni, quando come è noto il simun soffia sul deserto, non si facesse fare qualche servizietto dal suo commilitone preferito. Come fai a essere monaco e spadaccino, sbudelli e reciti l'Ave Maria. Non devi guardare in faccia tua cugina e poi entri in una città dopo giorni di assedio. Gli altri crociati si fottono la moglie del califfo davanti ai tuoi occhi. Sulla mite meravigliosa si aprono il corsetto e dicono prendimi, prendimi, ma lasciami la vita. E il templare no, dovrebbe stare duro, puzzolente, irsuto come lo voleva San Bernardo. E recitar con pietà. D'altra parte, basta leggersi Eretreiz. Che cosa erano? Statuti dell'ordine, di redazione abbastanza tarda, diciamo quando già l'ordine in pantofole. Non c'è nulla di peggio di un esercito che si annoia perché la guerra è finita. Per esempio, a un certo punto, si proibiscono risse, ferite a un cristiano per vendetta. Commercio con una donna, calunnia del fratello. Non si deve perdere uno schiavo in incolerirsi e dire me ne andrò dai saraceni. Smarire per incuria un cavallo, donare un animale a eccezione di cani e gatti, partire senza permesso, spezzare il sigillo del maestro, lasciare la capitaneria di notte, prestare denaro all'ordine senza autorizzazione, gettare l'abito a terra per rabbia. Da un sistema di divieti si può capire quel che la gente fa di solito, disse Belbo, e se ne possono trarre bozzetti di vita quotidiana. Vediamo, disse Diotallevi, un templare irritato per chissà cosa i fratelli gli avevano detto o fatto. Quella sera se ne esce di notte senza permesso, a cavallo, con un saracenino di scorta e tre capponi appesi alla sella. Manda una ragazza di indecorosi costumi e lo completandola dei capponi, ne trae occasione di illecito concubito. Poi durante la crapula il moretto scappa col cavallo e il nostro templare più sporco sudato e irsuto che di costume. Torna a casa con la coda fra le gambe cercando di non farsi vedere passa denaro del tempio al solito usuraio ebreo che attende come un avvoltoio sul trespolo. Tu l'hai detto, Caifa, osserva Belbo. Subito si va per stereotipi. Il templare cerca di riavere, se non il moro, almeno una parvenza di cavallo. Ma un co-templare si accorge del marchingegno alla sera, si sa, in quelle comunità limpide di casa. Quando tra la soddisfazione generale arriva la carne, fa pesanti allusioni. Il
capitano si insospettisce, il sospetto si ingarbuglia, arrossisce, trae il pugnale e si butta sul compare. Sul sicofante, preciso Balbo. Sul sicofante, ben detto, si butta sul miserabile sfregiandogli il volto. Quello mette in mano la spada, s'azzuffano indecorosamente, il capitano cerca di calmarli appiattonati, i fratelli sghignazzano. Bevendo e bestemmiando come templari, disse Balbo. Giura Dio, nome di Dio, può far Dio, affe di Dio. Sangue di Dio, drammatizzare. Senza dubbio, il nastro si altera, sì, come diavolo fa un templare quando si altera? Si fa pavonazzo in volto, suggerì Balbo. Ecco, così come dici tu, si fa pavonazzo. Si toglie l'abito e lo sbatte per terra. Tenetevi sta tunica di merda, voi il vostro tempio della malora. Proposi, anzi, dà un colpo di spada al sigillo. Lo spazio è grigio che lui se ne va coi saraceni. Ha violato almeno 8 precetti in un colpo solo. Conclusi ad illustrare meglio la mia tesi. Vi rivedete dei tipi così? Che dicono io me ne vado coi saraceni il giorno che il balivo del re li arresta e gli fa vedere i ferri roventi. Parla Marrano, di che ve lo mettevate nel culo, noi. Ma a me le vostre tenaglie mi fanno ridere. Non sapete di cosa è capace un templare. Io lo metto nel culo a voi, al Papa, e se mi capita sotto mano anche a Re Filippo. Ha confessato, è andata certo così, disse Balbo, e viene le segrete ogni giorno una passata d'olio, così poi brucia meglio. Come bambini, concluse Dio Tallevi. Fumo interrotto da una ragazza con una voglia di fragola sul naso, che aveva dei fogli in mano, ci chiese se avevamo già firmato per i compagni argentini arrestati. Balbo firma subito senza guardare il foglio. Ad ogni modo stanno peggio di me, disse Dio Talevi che lo guardava con un'aria smarrita. Poi si rivolse alla ragazza. Lui non può firmare, appartiene a una minoranza indiana che proibisce di scrivere il proprio nome. Molti di loro sono in galera perché il governo li perseguita. La ragazza fissò Dio Talebi con comprensione e passò il foglio a me. Dio Talebi si rilassò. Chi sono? Domandai. Come chi sono? Compagni argentini. Sì, ma di che gruppo? Taquara, no? Ma i Taquara sono fascisti, azzardai, per quel che ne sapevo. Fascista, mi sibilò con ansia la ragazza e se ne andò. Siamo a pagina 75.